sono solo pochi appunti, volevo fare qualche considerazione. E la prima è quella del generale Adamo, il quale ha detto, dice, noi vogliamo aprirci al mondo e i libri, se sono fatti bene, vengono letti anche da persone che non sono degli specialisti. E questa la riporto alla nostra associazione Arma Aeronautica, alla nostra sezione Roma 2. Noi cerchiamo e vorremmo fare le cose fatte bene perché portino ad apprezzare tutto ciò che è aeronautico da parte di persone che non sono specialisti, che non sono solo gli aeronautici in pensione. Quindi dobbiamo cercare di farlo e per questo, come ha detto il generale, il presidente nazionale, il generale Magnini, abbiamo grosse idee in testa, vediamo se riusciamo a farle con l'aiuto di tutti, quindi anche con l'aiuto di possibili soci che si vogliono iscrivere e che vogliono darci, mettere a disposizione volontariamente, come tutti noi, le loro competenze e le loro esperienze. Il secondo punto è quello di Gregory Aleggi. Gregory è riuscito a esprimere una critica proprio sulla parola critica del titolo, però devo dire che ha esposto criticamente il libro e l'ha introdotto in maniera esemplare e ci ha dato una chiave di lettura a noi che quando lo prenderemo lo leggeremo, diciamo, tutte le 500 pagine o quello che sono, lo leggeremo con una capacità di comprensione maggiore, quindi molto bene. Basilio, che è un grande storico, oltre che quello che ho detto, ha definito bene i temi e le parole. E poi, ovviamente, l'ingegner Valdonio. Si è parlato, questo l'ha detto Gregory, si è parlato di un approccio scientifico e all'ingegner Valdonio voglio chiedere, lei ritiene, questa è l'impressione che ho avuto io da questa chiacchierata, poi ovviamente leggerò il libro, lei ritiene che questo libro possa essere utilizzato anche come un libro per... Io l'ho visto come un libro di quasi di system engineering, perché tiene conto di tutti gli aspetti, no? Quindi diciamo, allora si faceva system engineering in luce, con tutte le difficoltà e le carenze. Ecco, questo libro dico, potrebbe essere anche interessante per i più giovani, cioè per le scuole, se criticato opportunamente. Questa è la domanda che volevo fare. Gli studenti di aeronautica, si può imparare dalle lezioni di allora, confrontarlo con quello che facciamo oggi, ma soprattutto capire quello che facciamo oggi, perché molte volte con tutte queste discipline non è detto che tutti noi le capiamo, le facciamo magari perché si devono fare, ma non è detto che le capiamo intimamente. Io penso che questo libro ci aiuterebbe a farlo. Quindi questa è solo una piccola domanda. Per il resto, io dico, è stato interessantissimo, credo che tutti siano stati interessati, quindi ringrazio l'ingegner Valdonio, è anche nostro socio, quindi Gianni Martino, che è il nostro socio, Gregorio Olimpi, che è il nostro socio, ma anche il colonnello Adamo, che adesso ci vede. E quindi grazie per la serata e soprattutto grazie per quello che ci avete detto. Leggeremo il libro con grande interesse e con fame di sapere. Grazie. Thank you.